finalmente dalle mascherine alle maschere. Non c'è modo più giusto per celebrare il ritorno alla normalità post pandemia. La fantasia c'è, dove più, dove meno. A Francavilla al Mare, per la 68esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, se ne sono viste davvero di tutti i colori, anche oggi, nell'ultima delle sfilate in programma. Dai supereroi ai paggetti, dalle damine a mercoledì, da Mago Merlino a Harry Potter, tutti pronti per aspettare l'arrivo dei 5 carri, dai quali sono piovute tante caramelle e anche tanti coriandoli. Poi l'arrivo in piazza con la presentazione affidata a Mila Cantagallo. Applausi per l'esibizione delle ballerine brasiliane e per la Patanello Street Band. Mi presento anche davanti al pubblico, che la maschera, sto vestito e lo cappello, io sono un re e sono più bello. E oggi, che è l'ultimo giorno del carnevale, ci sarà una giornalista, pensa, che lavora dentro la televisione e uscirà dalla televisione per fare un'intervista a me, ed è innamorata di me, e adesso ve la presento, è Minella. Ma è la fidanzata? Assolutamente no, assolutamente no, è lui che mi fa una corte da anni e anni e anni, ma non ci penso nemmeno. Ma quindi lei è un playboy? Non lo posso dire, è gelosa!